Alcuni consigli per voi. Innanzitutto è molto importante l'abbigliamento con cui vi presentate, perché che se ne dica, al colloquio di lavoro la prima impressione conta. Quindi è molto importante che adottiate un abbigliamento consono a quella che è la situazione che state affrontando. Quindi significa che se avete un colloquio di selezione per il barista, non è perché magari d'estate cercate un lavoro così per guadagnare qualcosa, non è necessario che ci andate in giacca e cravatta, cosa che invece è molto più pertinente se uno va a fare un colloquio presso un istituto di credito piuttosto che la pubblica amministrazione. Quindi è molto importante l'abbigliamento. Seconda cosa che vi consiglio di fare è di prepararvi un discorso, un po' come le classiche domande a piacere durante il percorso di studi. Quindi preparatevi una descrizione di chi siete voi, di quali sono le esperienze principali e soprattutto di qual è la motivazione che vi spinge a proporvi e candidarvi per quella posizione, quindi perché avete fatto un'esperienza attinente o perché rientra tra il vostro argomento di laurea o perché volete approfondire quell'argomento. L'importante è non restare a bocca chiusa quando l'azienda vi dirà parlami di te o comunque mi parli di lei. Preparatevi tre lati positivi del vostro carattere e tre lati negativi. Mi raccomando, rispondete sia alla prima parte che alla seconda, perché è impossibile che una persona non abbia dei difetti. Non abbiate paura di dire quali sono i vostri lati negativi, perché comunque all'interno, nel momento in cui si fa una selezione, nessuno si aspetta che il candidato perfetto sia proprio lì davanti ai suoi occhi. La cosa importante è riuscire a combinare i lati positivi e i lati negativi. È un ottimo punto di partenza quello di poter dimostrare che la persona è in grado di fare autoconsapevolezza, quindi di sapere quali sono i propri limiti per riuscire a superarli. Un'altra domanda che tipicamente l'azienda fa durante il colloquio di selezione è quella di chiedervi come vi vedete da qui a 5 anni. Questo per vedere la vostra capacità di pianificazione del futuro, nel senso di pianificare quali sono le azioni che voi potreste mettere in atto per raggiungere quell'obiettivo lavorativo che desiderate, e contemporaneamente voi avete la possibilità di dimostrare qual è la vostra determinazione per raggiungere quella prospettiva di lavoro che vi interessa particolarmente, per la quale avete studiato, per la quale avete esperienza e per la quale al momento vi state candidando.